Allora, buongiorno Sindaco. La prima domanda è perché avete deciso di aderire a Sibater? Sibater è un progetto molto importante per la valorizzazione del nostro patrimonio boschivo, delle nostre terre. È chiaro che un comune come Linguaglossa, che oltre il 50% di territorio nel bosco, con immobili che sono all'interno di questo bosco, andava valorizzato. Sibater fa questo: Sibater dà la possibilità di censirli e poi di metterli a disposizione dei nostri giovani, e quindi con la possibilità, nel breve periodo, di vedere anche delle attività avviate. Ecco, il recupero e la valorizzazione delle terre incolte, delle terre abbandonate, come si collega alla vostra idea di sviluppo locale? Ma noi dobbiamo anche guardare al nostro passato. La comunità di Linguaglossa ha vissuto tantissimi anni con i guadagni del bosco. Il bosco dava la possibilità, a parte della legna, ma di tutta un'altra serie di attività collegate. A quelle quote si faceva la vinivinicoltura in quegli anni. E quindi è un'idea, più che un'idea, diciamo, è una realtà che esisteva e che dobbiamo riportare alla vita. Ecco, in questo il fatto di lavorare in zone di montagna, che tipo di complessità, genera? Che tipo di complessità state affrontando? Questa è una battaglia che stiamo affrontando non solo a Linguaglossa, ma in tanti comuni d'Italia, e quello che dico sempre: lavorare a quote alte non è la stessa cosa di lavorare, nonostante la distanza, che ne so, a un paese che si trova vicino al mare. A quote alte è chiaro che la difficoltà è doppia, sia dal punto di vista climatico, perché l'inverno porta la neve, l'estate altre temperature, sia perché magari, ad esempio, come accade da me, l'acqua potabile a quelle quote deve essere trasportata, e la questione dell'inverno con la neve aumenta i costi, ad esempio, di spazzamento della strada piuttosto che di tante altre cose. In quest'ottica, la proposta che in Sicilia ha preso corpo si chiama Zona Franca Montana. È una proposta che stiamo spingendo sul piano legislativo un po' tutti: dare la possibilità di una fiscalità agevolata a chi, operatore commerciale, decide di investire a quote alte. Quindi l'idea di istituire queste zone franche montane serve oltretutto per quel problema che tutti diciamo, ma mai si risolve, quello di non fare andare via un giovane, perché un giovane che ha una buona idea e vuole investire a 1.800, a 2.000 metri, in questo caso sull'Etna, ma potrebbe essere il Pollino, potrebbe essere un'altra montagna, dobbiamo metterlo in condizione di avere quantomeno le stesse chance che se questa attività la aprisse in zona mare o a quote più basse. Quindi le zone franche montane vanno spinte perché, a mio avviso, e non solo a mio avviso, servono veramente a sviluppare e non abbandonare questi terreni in montagna, questi spazi all'aperto, che sono invece molto belli e andrebbero riqualificati. Ecco, dal punto di vista amministrativo, che tipo di soluzioni, di atti state mettendo in campo per gestire questo percorso di valorizzazione delle terre? Ma è chiaro che dobbiamo lavorare obbligatoriamente insieme, pubblico e privato. Noi dobbiamo consentire un procedimento amministrativo snello e chiaro, ma che vada nella direzione di fare investire i privati e di mettere in condizione il privato di poter utilizzare queste aree boscate e questi territori. Noi abbiamo delle idee, ad esempio sull'Etna volevamo, e stiamo ragionando su questo, riproporre all'interno del bosco una zona di parco avventura, perché sono convinto, ad esempio, che questo possa essere da chiamo per sviluppare attorno a un parco avventura che diventerebbe un servizio al turismo anche altre attività che possono essere quelle del campeggio, piuttosto che quelle dell'attività ricettiva o attività di montagna che questo territorio, diciamo, accoglie con grande soddisfazione. E avete già cominciato a interagire con cittadini o altri attori del vostro territorio per ragionare appunto di questa soluzione, di questa opportunità? Poi abbiamo da diverso tempo avviato interlocuzione con gli operatori del settore che già operano su questo territorio, ma questa nuova programmazione che abbiamo avviato anche in accordo con Sibater invece vuole essere rivolta a una fascia giovanile che va dai 18 ai 40 anni. Cioè dobbiamo questa volta non discutere con chi già opera, non solo discutere con chi già opera, ma cercare di avviare una nuova classe imprenditoriale che con idee moderne e con un'età anagrafica che gli consenta una programmazione di medio periodo possa immaginare insieme a noi uno sviluppo nuovo per la fruizione del bosco. Ecco, e su questo che tipo di reazione vi aspettate da parte dei vostri cittadini e soprattutto della fascia giovanile della popolazione?
Lo sappiamo, c'è scetticismo nei confronti della politica da sempre. Oggi, secondo me, va dimostrata una cosa, che quello che si dice si fa. È bello parlare di Parco Avventura, è bello parlare di aria camera, è bello parlare di tutto, ma non possiamo poi fare scontrare questi ragazzi con una burocrazia che si sviluppa oltremodo. È necessario, da questo punto di vista, dargli certezze e quindi mettere in campo dei documenti che li mettono in condizione, nel breve periodo, di avere l'idea, proporla a un'amministrazione come la nostra e vederla immediatamente realizzata. Sindaco, io la ringrazio molto e le auguro un buon lavoro. Grazie dell'intervista, a presto, buon lavoro a tutti voi.